Proponiamo una nostra disamina dicendo che può aver avuto un peso importante ai fini del risultato questo calcio di rigore a fine primo tempo, perché Campobasso era in partita, aveva anche creato, si stava andando appunto a reti bianche negli spogliatoi. Peso fondamentale questo 1-0 di Ghiammello su calcio di rigore? Beh sì, come spesso capita gli episodi possono indirizzare le partite, diciamo che questo per quanto riguarda noi sicuramente ci ha creato certo un disequilibrio sotto l'aspetto mentale, anche perché avevamo fatto un ottimo primo tempo, avevamo tenuto come detto bene il campo, abbiamo avuto le nostre occasioni a discapito di un Catanzaro forte, cioè siamo venuti a giocare a viso aperto. Abbiamo retto bene anche i duelli e quindi questo è un rammarico. Rammarico perché poi dopo ha condizionato anche il secondo tempo. Poi con una squadra come questa, quando devi cercare di recuperare, a volte aprendo la partita sicuramente le loro qualità possono venire fuori. Però il rammarico più grande è aver concesso su tre gol, aver concesso due nostre magari indecisioni che hanno condizionato un po'. È periodo di riassunti per lei, per il Campobasso, obiettivo raggiunto, e ci sarà l'ultima partita contro il Potenza, però credo che ci si possa dire ampiamente soddisfatti di quello che si è fatto. Ma sicuramente soddisfatti, sicuramente sì, il campionato finisce domenica, tireremo le somme poi a fine campionato, siamo venuti qua oggi a giocarcela perché avevamo ancora una febbre di speranza per poter ambire a qualcosa di diverso. Come è successo per tutto il campionato, o perlomeno quasi tutto il campionato, ce la siamo giocata come le altre partite a viso aperto, cercando di fare la nostra partita e fare punti. Non è successo questo, però devo dire che la squadra si è comportata bene. Per quanto riguarda poi il resoconto finale, credo che è giusto farlo a fine campionato, c'è un'altra partita domenica in casa, mi auguro che sia una domenica di festa per tutti, soprattutto per questi ragazzi che hanno dimostrato che di poterci stare in questo campionato e hanno fatto un campionato straordinario. Quello che conta è normale che a volte per poter esprimere le proprie idee, le proprie caratteristiche di squadra ci vuole un po' di tempo, quindi all'inizio forse ce n'era poco qui a Campobasso perché si puntava sempre solo a vincere, quindi non siamo partiti bene, però devo dire che il traguardo che abbiamo raggiunto domenica scorsa con la salvezza matematica in questo campionato difficilissimo, con piazze importanti, credo che sia il giusto premio che questo gruppo, questo staff, questa società credo si meriti per il lavoro fatto in questo periodo. Però devo dire che il grosso merito vanno ai ragazzi che hanno sempre seguito la lettera, quelle che sono le nostre idee di staff, le nostre indicazioni, quindi un grosso merito vanno a loro sicuramente, perché poi sono gli artefici di quelli che vanno in campo, che anche se con qualche passo falso durante il campionato, però devo dire che ha regalato, mi auguro, gioie al pubblico di Campobasso. Quindi ritornando al discorso di prima, mi auguro che domenica ci sia una buona cornice di pubblico per poterli ringraziare di quello che hanno fatto. Vivarini, avete vinto con merito, il Campobasso l'ha tenuta sull'equilibrio anche con merito, lo possiamo dire, perché ha anche avuto delle occasioni importanti nel primo tempo, poi l'episodio spartiacque, il calcio di rigore di Ghiammello. Ma allora in prepartita diciamo avevo fatto i complimenti a Cudini perché analizzando e studiando il Campobasso, una squadra molto organizzata, una squadra che sa far bene la fase difensiva e soprattutto riesce a sviluppare gioco con tanti giocatori nell'area di rigore avversaria, quindi è chiaro che si va in difficoltà perché le partite le devi giocare e devi capire queste difficoltà e devi essere bravo poi a superarle. Infatti il primo tempo mi sono un po' arrabbiato, anche se abbiamo avuto diverse occasioni, potevamo sbloccarla anche prima, però rimane il fatto che Campobasso ha fatto una gran bella partita, mi sono piaciute anche le individualità perché davanti Emmausso ci ha creato tanti problemi, Liguori, ma lo stesso Mercai, insomma complimenti al Campobasso. Campobasso prende i suoi complimenti e sicuramente fa piacere, le chiedo, se vincerete l'ultima partita farete playoff da seconda, che tipo di vantaggio è per il Catanzaro? È un discorso prima di tutto di merito che secondo me ce lo meritiamo perché abbiamo espresso sempre un bel gioco, abbiamo fatto diciamo dei gran bei risultati, di conseguenza il secondo posto è fondamentale perché eviti sicuramente i preliminari e ci dà la possibilità poi di avere dei vantaggi anche nel primo turno, quindi di conseguenza è qualcosa di importante.